Vertice tecnico domenica per mettere a punto il piano di evacuazione dell'ospedale Madonna del Popolo. Ben inteso, al momento non c'è nessun allarme, la struttura sanitaria funziona regolarmente. A causa della mensa allagata, i pasti per i malati e il personale sono stati confezionati a verbagne e portati in loco. Obiettivo del vertice di questa mattina è evitare situazioni di emergenza. Al tavolo tecnico si sono seduti ASL, Vertici COC e Protezione Civile. Il lago d'Orta sta decrescendo sì, ma in maniera lenta. In caso di piogge abbondanti, i locali già allagati sarebbero invasi da altra acqua. Il livello potrebbe salire sino ai quadri elettrici e mettere così fuori uso l'ospedale. Ecco perché è stato necessario mettere a punto il piano di evacuazione. Le paratie gonfiabili posizionate nei giorni scorsi hanno sì rallentato l'entrata dell'acqua, ma ora per effetto sifone non vi è modo di svuotare i locali. Il deflusso delle acque del torrente Strona infatti è lento. Domani mattina vi sarà un nuovo vertice, si farà il punto della situazione e se necessario si provvederà al trasferimento dei pazienti. L'ASL del VCO ha contattato le strutture sanitarie della provincia e del Novarese per programmare l'eventuale accoglienza dei pazienti. Intanto, proprio a seguito del maltempo, l'amministrazione Mellano sta vagliando la possibilità di richiedere lo stato di calamità. Per questo motivo tutti i cittadini omegnesi che hanno avuto danni rilevanti sono invitati a presentare una lettera presso gli uffici comunali. Intanto le opposizioni hanno formalizzato all'esecutivo Mellano la richiesta di valutare eventuali sgravi fiscali per chi ha subito i danni derivanti dal maltempo.